Allora, assumiamo una posizione comoda, lasciamo che il corpo possa pesare e ci alleiamo alla pesantezza. Chiudiamo gli occhi e lasciamo che piano piano tutti i nostri corpi si adeguino alla pesantezza che pesa e ci lasciamo quindi andare giù. Riconosciamo che questo andare giù ci porta direttamente in contatto con la Madre Terra. È sotto di noi, in quanto più io mi lascio andare, più posso incontrare il sostegno della Madre, che potrebbe essere espletato dalla sedia, dal divano, dal pavimento, dalla casa, dalle fondamenta, però sotto tutto c'è la Madre Terra, il pianeta che mi accoglie e mi sostiene. E più io mi lascio andare, più la Madre mi sostiene. Lascio che pesino tutti gli organi del mio corpo, lascio che pesi il cervello, lascio che pesino i pensieri dentro la testa, lascio che pesino le pesantezze del cuore, gli affanni, lascio che pesino le paure, lascio che pesino i ricordi, lascio che tutto quello che pesa possa pesare e lascio che questo avvenga totalmente. E non ci sono limiti a questa pesantezza se non quelli che posso lasciare andare. Ogni limite che incontro è un'occasione per dire Madre Terra, io mi rendo a te mi rendo e da te mi lascio sostenere, trasformare, rigenerare. E mi rendo conto che più io mi lascio andare, più posso lasciarmi andare. E questa madre, questo pianeta è anch'esso sostenuto nel vuoto e a questo vuoto mi posso rendere. E proprio a questo vuoto a cui rendo tutti i miei contenuti, mi posso donare totalmente, sapendo che ogni via che percorro mi porta a questo stesso spazio di vuoto, questo vuoto che si riempie costantemente, tanto quanto io sono in grado e mi lascio rendere totalmente. Mi rendo allora conto che a questo vuoto è in fondo il campo dello zero. Questo campo da dove tutto viene e da dove tutto va. Posso allora riconoscere come ogni contenuto che mi attraversa è un contenuto che va nello zero, che va nel vuoto, che dal vuoto viene e al vuoto torna. E a questo vuoto io mi rendo. Osservo come tutto viene, tutto va. Tutto si manifesta e tutto scompare. Osservo come ogni contenuto è un contenuto che ha vita propria, che viene e va e che io posso osservare. Questo contenuto è uguale alla nuvoletta nel cielo. Esiste il contenuto, ma io sono tutto il cielo. Esiste il puntino, ma io sono tutto il foglio. Esiste il sasso, ma io sono tutta la montagna. Esiste la foglia, ma io sono tutta la foresta. Esiste il battito, ma io sono tutti i battiti e non ho bisogno di negarlo, non ho bisogno di giudicarlo, non ho bisogno di reprimerlo, posso solo osservarlo e osservare come in fondo tutto quello che si muove viene e va da questo campo di zero e semplicemente osservo come tutto questo accade. Se ci fosse qualche contenuto che mi disturba e mi porta via, lo condivido a voce alta, altrimenti resto nel campo dello zero, resto in questo campo osservativo, resto nella seconda attenzione, resto nell'osservazione consapevole. Osservo come non ci sono limiti a questo campo di vuoto che si svuota, che manifesta pieni che possono essere lasciati andare continuamente. Non ci sono limiti all'adesione a questa sorgente che nasce, a questa fonte che si sprigiona, a questa strada verso il mio sé profondo. Lascerò allora esprimere attraverso la mia voce, il mio canto, il mio suono, la vibrazione che viene dallo zero. Lascerò che il mio canto, per quanto imperfetto, possa via via manifestare quello che via via si manifesta e lascerò andare il mio canto che si unirà al canto di tutti gli altri. Grazie.
Lascio piano piano che le voci tornino nel silenzio, questo silenzio che è pieno di tutte le voci, e mi prendo il tempo necessario, qualche secondo, un minuto, per tornare ad aprire gli occhi, riconoscendo che pur tornando, quando aprirò gli occhi, tornerò in contatto con la realtà, tra virgolette, ordinaria, la quotidianità e la giornata, resto sempre in questo campo di vuoto, gravido di ogni voce.